la storia che si incrocia con Onorina Brambilla Nori, ed è una storia che non finisce fino al, diciamo, non finisce il 25 aprile del 45. Ricordo che Giovanni Pesce è stato in particolare l'ufficiale di collegamento tra il CLN e i gap operativi nell'insurrezione delle fabbriche, nell'insurrezione del tra 24 e 25 aprile, quindi di questi giorni 70 anni fa. Giovanni è stato indubbiamente a Milano un personaggio chiave, no, di questa realizzazione, ma è proseguita anche dopo, in tempo di pace, diventando un protagonista. Questi due signori cosa hanno fatto? Hanno ritrovato, ridono, questi due signori. Allora, mettiamola così. La storia di Giovanni è stata raccontata da Giovanni in uno dei libri più importanti, secondo me, della storia della Resistenza, che è Senza tregua. È stata raccontata da Onorina Brambilla nel Pane Quotidiano. È stata raccontata da me quando li ho messi insieme e poi da tantissime altre persone, il teatro, eccetera. Cioè, cosa poteva aggiungere? Cioè, c'era qualcosa che... No, sì. Loro hanno trovato una vecchia intervista, un'intervista del 1983, quando Giovanni Pesce era nel momento, diciamo, forse più alto della sua vita e che ancora era un uomo capace di smuovere le coscienze, cioè militante del Partito Comunista. Aderisce nell'89, diciamo la fine della storia del PC, a Rifondazione Comunista. Minoritario nel PC, minoritario in Rifondazione Comunista ed è sempre stato, diciamo, tutta una sua vita straordinariamente in una coerenza quasi esemplare. Loro ritrovano questa gemma, perché trattasi veramente di una gemma difficile, peraltro perché... E adesso poi loro ci racconteranno come da questa intervista sono riusciti poi invece a realizzare un lavoro che è un libro ed un DVD, per non dimenticare certamente la memoria di Giovanni, ma anche per stabilire, soprattutto per i più giovani che poco sanno perché poco è scritto nei libri di testo, quanto sono stati grandi questi italiani che ci hanno di fatto liberato. Allora, non so chi di voi deve iniziare, Laura Tursi. Insieme con Fabrizio Cracolici, che è presidente ANPI della sezione di Nova Milanese, questo paese alle porte di Milano. Siamo da anni promotori e referenti di un progetto istituzionale del comune di Nova Milanese in tandem con Bolzano, con l'archivio storico. A Bolzano sorgeva appunto un lager, un campo di smistamento per i dissidenti politici. Quindi diciamo che con Fabrizio Cracolici portiamo proprio avanti questo progetto dal titolo emblematico per non dimenticare un progetto sulla memoria storica della resistenza, dell'antifascismo, delle deportazioni, un progetto che vuole essere un monito, un insegnamento di pace per le presenti e future generazioni. Questo progetto comprende un archivio storico di oltre 220 videotestimonianze di ex deportati civili per motivazioni politiche provenienti, intervistati, provenienti diciamo, da varie regioni d'Italia, intervistati dall'amministrazione comunale, dalla Biblioteca Civica Popolare di Nova Milanese tra gli anni 90 e 2000. Quindi ormai ci stanno lasciando per ovvie ragioni anagrafiche, biologiche. E diciamo che questo archivio storico audiovisivo è un'autentica pietra d'angolo contro il revisionismo, il rovescismo, il negazionismo più subdoli e striscianti, cioè tutte quelle correnti di pensiero che vorrebbero occultare la verità sugli orrori del nazismo e del fascismo. Quindi questo archivio comprende proprio videotestimonianze a partigiani, dissidenti, renitenti, obiettori
di coscienza, tutti coloro che in qualche modo si opponevano al regime costituito. Quindi diciamo che questo progetto comprende anche un archivio storico della memoria, un archivio con oltre 400 filmati provenienti da tutto il mondo, inerenti alla Seconda Guerra Mondiale e in particolare dei segmenti della resistenza, della deportazione, della liberazione, e a questo archivio ha contribuito anche è pervenuto anche un contributo della Shoah Visual History Foundation di Los Angeles, diretta da Steven Spielberg. Quindi diciamo che ha avuto anche questa iniziativa culturale, ha avuto anche storica, ha avuto anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica, di diverse istituzioni europee, di ministeri, associazioni, enti, perché questa iniziativa si pone il nobile intento di far conoscere, divulgare, valorizzare quelli che sono prodotti audiovisivi che dentro e fuori i grandi circuiti comunicativi conservano, si pongono l'obiettivo di conservare comunque la memoria di persone, eventi e luoghi che hanno avuto un peso rilevante, importante nella storia del Novecento. Inoltre questo progetto nel 2000-2001 ha collaborato anche con la RAI, RAI Educational, per la realizzazione di 10 trasmissioni televisive, testimonianze dai lager.rai.it, con nomi noti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, da Manio Vadia a Gino Strada, Alex Zanotelli, Tina Anselmi, Massimo Cacciari, Roberto Vecchioni e molti altri. Quindi hanno realizzato questa serie di trasmissioni proprio sulla deportazione politica. Quindi all'interno della, come diceva prima Daniele, all'interno dell'archivio storico abbiamo recentemente reperito questa video intervista, video testimonianza che veramente stava purtroppo andando al macero, di Giovanni Pesce, che non è un deportato, partigiano, però siamo riusciti diciamo a recuperarla, a restaurarla attraverso una campagna di raccolta fondi di varie associazioni di impegno civile, tra cui l'ANPI provinciale di Montebrianza, la COP e personalità anche a titolo personale. Quindi diciamo che questa video intervista, il recupero di questa video intervista è una grande operazione culturale, è una video intervista inedita su questo uomo coraggioso, Giovanni Pesce, che è una figura fondamentale della nostra storia recente, contemporanea, un uomo che soprattutto in questa video intervista del 1983 parla con il cuore e vuole comunicare quanto l'ANPI abbia potuto contribuire ad un mondo di pace. Quindi nell'intervista racconta la sua vita, come diceva prima Daniele, come il duro lavoro come migrante nella miniera, nelle miniere del sud della Francia, la Grand Combe, quindi la miniera, proprio la fucina dello sfruttamento capitalistico, dell'umiliazione dell'uomo sull'uomo, dove lui proprio nella video intervista dice matura la sua coscienza politica, la sua coscienza di classe, per poi raccontare le sue gesta epiche, leggendarie, in questo grande contributo storico di solidarietà col popolo spagnolo nelle brigate internazionali contro il generale Francisco Franco. Poi racconta del suo confino a Ventotene, dove formò la sua cultura, dove conobbe varie personalità, da Curiel ad Amendola, Longo, Di Vittorio, Spinelli, Terracini, per poi raccontare anche la sua resistenza a capo dei GAP di Torino e di Milano con il leggendario appunto Dante Di Nanni. Quindi diciamo che l'amministrazione comunale di Nova Milanese insieme con l'ANPI si pongono il nobile intento di donare anche ai posteri questo documento dall'alto spessore storico e culturale, proprio come monito per non dimenticare il passato, gli errori della storia, come monito di pace alle generazioni future. Diciamo che in questa video intervista Giovanni Pesce è addirittura profetico, dice che l'ANPI oggi deve
a recuperare lo spirito dell'unità antifascista, lo spirito della resistenza, e deve richiamare in causa tutte le forze politiche affinché prendano posizioni e denunciano il pericolo di guerra, denunciano tutti coloro che attraverso le bombe, queste sono le parole testuali di Pesce, il terrorismo, l'energia nucleare vorrebbero scatenare il terzo conflitto mondiale. Quindi eravamo nell'83 in piena guerra fredda, e lui anticipa un po' quelle che sono le problematiche che si vengono poi a ripresentare nell'attualità con il discorso dello schieramento dei blocchi continentali, per esempio quello che sta succedendo in Ungheria, quindi questa tensione tra i blocchi continentali che riemerge. Quindi Giovanni Pesce accenna proprio al fatto che l'ANPI oggi è più che mai impegnata nella lotta per la pace, per denunciare i soprusi, le illegalità che avvengono nel mondo. Quindi ieri contro il nazismo e il fascismo, contro tutti coloro che vogliono impedire l'attuazione degli ideali, della resistenza, per cui migliaia di compagni sono stati uccisi, massacrati. Quindi è da sottolineare, come dice anche, perché diciamo che questa videointervista è corredata anche da videotestimonianze di personalità note che hanno conosciuto Giovanni Pesce, da Monio Vadia, Daniele Biacchessi, Vittorio Agnoletto, Lacchetti Carrafa, la presidente dell'Associazione Memoria Storica Giovanni Pesce, e naturalmente la figlia Tiziana Pesce. E diciamo che, come dice Agnoletto proprio nell'intervista, è da sottolineare l'aspetto internazionale della lotta di Pesce per la pace, questo aspetto internazionale, cioè non c'era una sola patria da difendere, ma vari popoli, cioè una comune umanità, quindi si lottava in Spagna per una comune umanità, quindi per un ideale oltre le barriere, le bandiere, i limiti, i confini, un ideale per un mondo più giusto, libero e vero, di giustizia sociale, di giustizia solidale, di libertà. Quindi una lotta per l'interconnessione, l'interdipendenza, la solidarietà di tutti i popoli, le genti, le minoranze tra loro, proprio una lotta contro i vari fascismi, contro i nazionalismi, gli sciovinismi, una lotta contro il fascismo, proprio per la tutela dei diritti umani di tutti quanti gli esseri umani. Quindi lancia proprio questo monito grande di speranza. Giovanni Pesce era un partigiano per la pace, quindi lancia questo monito importante di speranza. Lui è stato questo grande protagonista della resistenza, che è un evento politico e storico apicale, diciamo come dice appunto Monio Vadia nella nostra videointervista, quasi sacrale, perché la resistenza è uno spartiacque tra un prima e un dopo, da cui sono nati dei testi sacrali come la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, direttamente nati dalla resistenza partigiana antifascista. E quindi diciamo oggi i partigiani, per ovvie ragioni biologiche e anagrafiche, ci stanno lasciando. Spetta a noi prendere in mano il testimone della lotta anche non violenta, come dice, come secondo il monito del grande partigiano costituente Stefan Hessel, la lotta non violenta per la pace, i diritti umani, per i beni comuni, per il disarmo, una lotta che dobbiamo portare avanti per il rispetto, per la tutela delle costituzioni nate di tutte le costituzioni nate dalla resistenza partigiana antifascista. Grazie. Adesso passo la parola a Fabrizio. Ecco, io invece mi occuperò un pochino più dello specifico di questo lavoro e di questo progetto. Voi pensate a interfacciarsi con queste persone, 220 videotestimonianze di ex deportati politici, che un bel giorno hanno deciso, dopo tanti anni, di raccontare ai giovani, raccontare a tutti quello che hanno vissuto, il campo di concentramento. E una di queste testimonianze è proprio della Nori Brambilla Pesce.
Io questa testimonianza l'ho vista, infatti sarà un lavoro, è già un lavoro che ci stiamo occupando. E la Nori racconta che nel campo di concentramento lei viveva delle condizioni strane, particolari. Lei aveva la fortuna, tra virgolette, comunque di uscire dal campo per lavorare. Ma lei raccontava come, incontrando invece deportati più controllati dall'altra parte del muro, diceva, vedeva proprio la ricerca di un sorriso, la ricerca di un... lei diceva, noi gli mandavamo un bacio e loro ritornavano ad avere un po' di speranza. Questo era quel poco che c'era in una realtà dove l'orrore ha raggiunto dei livelli incredibili. Io amo chiamarli i miei nonni, queste 220 persone, ma tutte le migliaia di persone che sono morte o che sono riuscite a scampare alla morte nei campi di concentramento, tutte parlano di questo, parlano dell'orrore del lager, parlano, ma più che dell'orrore di quello che hanno subito fisicamente, è l'orrore psicologico. Voi immaginate persone che si vedono private di tutto, ma questo non è il problema più grosso. Queste persone, entrando nel campo di concentramento, gli veniva dato un numero. Tu da oggi non ti chiami più Mario, Luigi, Maria, Nori, no, basta. Da oggi tu sei il numero 52, 34, 5. Tu sei un numero, e non solo sei un numero in quanto un numero può essere unico e può avere un'identità, tu sei un numero di un sottogruppo, quindi venivano tutti catalogati come dissidenti politici, come ebrei, come omosessuali, come testimoni di Geova, venivano selezionati, a ognuno ha assegnato un numero, ma quel numero non era neanche unico, perché in un altro campo di concentramento ripartiva la numerazione. Quindi quando loro ci dicono venivamo espropriati della nostra personalità, della nostra persona, della nostra identità, questa era la cosa più grave. E ognuno di loro ci tiene, che io, per me sono sempre vivi, ormai chiaramente per ovvie ragioni di età quasi tutti sono spariti, ma loro ci tenevano proprio a dire questa particolarità, dire a noi toglievano il nome e ci davano un numero, questo è veramente un orrore. E proprio da questo progetto, quindi, che si occupa di deportazione, che si occupa di memoria storica, appunto, come si diceva, è uscita questa pellicola, ma è chiaro, questa pellicola non è che era destinata al macero, era una pellicola però molto rovinata. Immaginate una pellicola comunque degli anni 60, registrata nell'83, in un formato stranissimo, quindi un nastro che non era neanche uno standard, e di conseguenza non avevamo più la capacità fisica anche di recuperarla. Allora un nostro caro amico, un tecnico che si occupa di questo, è riuscito, di tre macchinari che l'amministrazione aveva e non più funzionanti, ritrovando la documentazione tecnica pervenuta dagli Stati Uniti, è riuscito a farne uno funzionante. E quindi già questo è stato un momento importante che ha stabilito che questo lavoro doveva essere portato avanti. Quindi da qui poi è nata, come si diceva, questa raccolta fondi, perché è stato un restauro anche piuttosto costoso, e siamo riusciti a farcela e abbiamo voluto proprio consegnare ai giovani questa testimonianza, che è una testimonianza importantissima, testimonianza di una persona lucida, una persona coerente, che per tutta la vita da comunista, ma comunista vero, ha portato avanti in modo coerente una lotta insieme alla sua compagna, una lotta per i diritti umani. Lui a maggio del 45 ha deposto le armi, però ha detto non ha deposto la volontà di garantire a tutti i cittadini pari diritti, pari opportunità, e di conseguenza da qui il suo impegno continuo. Io vi voglio concludere leggendo proprio dalle sue vive parole questo grande messaggio che ci vuole dare.
alla domanda cosa significa oggi essere consigliere dell'ANPI e soprattutto medaglia d'oro della Resistenza, quale ruolo l'ANPI ha oggi? Quindi gli viene chiesto di cosa si deve occupare l'ANPI nel 1983. Prima di tutto mi hanno decorato in medaglia d'oro al valore militare, al valore della Resistenza per quanto fatto, per il contributo che ho dato alla lotta di liberazione. Sono fiero di questa riconoscenza, che è anche merito del mio partito, del Partito Comunista Italiano, che mi ha educato e mi ha insegnato a lottare e a combattere. Ma rimango quello che sono sempre stato, e cerco di fare sempre il mio dovere e dare il mio contributo alla lotta per la libertà e la pace. Essere consigliere nazionale dell'ANPI e far parte di questa associazione, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che raccoglie e unisce la stragrande maggioranza dei partigiani, significa continuare, attraverso l'attività politica e organizzativa, a difendere gli ideali della Resistenza e a denunciare di fronte all'opinione pubblica gli scandali, la corruzione, quanto sta avvenendo nel nostro paese, ma soprattutto attraverso la nostra associazione lottare per portare a compimento gli ideali della Resistenza. Ma credo che l'attività principale dell'ANPI è quella oggi di far rivivere lo spirito dell'unità antifascista, di far rivivere lo spirito della Resistenza per impegnare tutte le forze politiche a lottare con più convinzione e a denunciare il pericolo di guerra. Una denuncia per coloro che fomentano la guerra, per coloro che attraverso il terrorismo, le bombe, l'energia nucleare vorrebbero scatenare il terzo conflitto mondiale. Il nostro scopo è soprattutto quello della lotta per la pace. Grazie. Grazie a Laura Tussi e a Fabrizio Cracolici. Volevo chiudere proprio su questa storia, riannodando la vicenda di Giovanni, e che eravamo verso la metà degli anni 70, esattamente intorno al 76, ed eravamo nella sede dell'Associazione Nazionale Partigiani di Via Mascagni a Milano. Allora erano gli anni dove i fascisti avevano ucciso Claudio Varalli, e la polizia, i carabinieri, in un carosello uccisero Giannino Zibecchi in corso 22 marzo. Erano anni complicati, molto difficili, e sabato sera tutti mangiavano, tutti ridevano. A un certo punto uno di questi ragazzotti, diciamo più della mia generazione, che ci credevamo, ci autodefinivamo i nuovi partigiani, la nuova Resistenza, andò da Giovanni, dal mitico Giovanni, e disse: Giovanni, quanti fascisti hai ucciso in tutta la tua vita? Ci fu un silenzio pazzesco, no? Perché lui, dicendo questa cosa, pensava: no, come? Giovanni era l'ammazza fascisti per eccellenza, insomma, quello che a Torino, a Milano, quello che a Milano il 16 marzo del 45 uccise Cesare Cesarini, il capo dell'ufficio del personale e signore della Legione Ettore Muti, della Caproni. E lui disse: guarda, ragazzo, così con disprezzo, diciamo, guarda ragazzo, che io non ho ucciso nessuno, io ho combattuto perché la guerra finisse. Io credo che questa sia il grande lascito morale ed etico, non solo di Giovanni Pesce, ma di tutti i partigiani. Grazie a tutti.